It's time of the morph, ragazzi, sono Trick, bentornati al canale. Questo oggi siamo qui tornati con un video di Cold War dove vi andrò a spiegare e andremo a vedere il funzionamento di Lega, che è la nuova modalità competitiva appena arrivata su Cold War. Il video è stato richiesto da RMS Powa, che mi ha chiesto appunto se posso fare un video appunto per spiegare il funzionamento dei rank eccetera su Lega. Quindi oggi siamo appunto qui per questo. Prima di iniziare il video, io ragazzi vi ringrazio per il supporto negli ultimi e anche nel sondaggio dove vi ho chiesto appunto quale tipologia di video vorreste vedere in futuro. Quindi ragazzi, adesso io sto iniziando da Lega, vi porterò poi più avanti anche le classi per appunto questa modalità e andremo anche a vedere la mira con il mouse, come migliorarla eccetera. Quindi niente, ora basta perderci in chiacchiere, iniziamo col video. Appena arriverete su Lega avrete 5 partite da fare e avrete tutte le classi vuote, quindi mi raccomando, prima di entrare in partita ricordatevi di andare su crea una classe e crearvi appunto delle varie classi. Successivamente, finite le 5 partite, verrete messi in una divisione abilità. Dovete sapere che Lega è divisa in divisione abilità e grado. La divisione abilità Lega è praticamente il vostro skill level. Avremo la prima parte in avanzato, il top 30 di questo 50% saranno esperti, il top 15 di questi saranno elite e il top 2% saranno dei maestri. Quindi voi verrete messi all'interno di questa divisione abilità, che avrà più o meno un impatto sulle vostre partite. Quindi sappiate che lo skill based matchmaking è presente ed è questo qui. Quindi se voi siete più forti vi metterà magari in elite e avrete persone della vostra skill. Sarebbe tutto bello, però non funziona benissimo, quindi sappiate che potrete essere messi in elite anche se magari fate partite brutte e vi trovate contro persone molto forti. Potrete essere messi in avanzato anche se tappate le lobby, quindi sappiate che è comunque abbastanza indicativo, alla fine funziona quanto il multiplayer. Successivamente passiamo al grado Lega, che è la roba praticamente più inutile di questa modalità. Come potete vedere, il grado Lega va da 1 a 30, se riesco ad arrivarci. Vi danno delle ricompense e questo grado non significa praticamente niente, perché come potete vedere io sono grado 1 esperto, il prossimo grado sarà a 3 gemme. Il problema è che le gemme le fate se giocate e se arrivate primi nella vostra divisione, quindi non è che se siete più forti di altri sarete prima livello 30, grado 30, ma sarà indifferentemente dalla vostra skill, sarà quanto giocherete a questa modalità. Ed è questo il punto e il problema di questa modalità, che non è skill based per niente prima di tutto, e seconda cosa, è troppo confusionario, perché voi avrete il vostro skill level approssimativo che sarà appunto nel grado abilità, mentre il vostro grado in sé sarà questo qui e servirà soltanto praticamente per arrivare da 1 a 30. Ciò che potete fare alla fine di ogni evento, che durano non so quanti giorni, comunque veramente poco, è quello di posizionarvi o nella top 5, nella top 1, eccetera. E questo vi permetterà di salire appunto di grado. Però sappiate che durante l'evento non potete salire di grado. Potete salire soltanto alla fine e all'inizio del nuovo evento. Una volta finito l'evento dovrete rifare una partita per essere classificati. E sappiate che le armi che potete usare sono soltanto fucili d'assalto, mitragliette e fucili di precisione. Il lato positivo di questa modalità è che proprio ci sono poche armi, il ciò rende tutto un po' più bilanciato. Inoltre le tre modalità che potrete giocare saranno controllo, cerca e distruggi e postazione. Le regole sono quelle della CDL e avremo inoltre anche un sacco di accessori bannati. Potrete vederli qua, stoppate il video se vi serve. La parte coperta dalla webcam indica le serie di punti che non potremo usare: arco da battaglia, aerospia, controspionaggio, approvvigionamento, torretta robot, pattuglia aerea e ARP. Quindi il resto potete stoppare e leggere voi, non vi sto qui a rompere le scatole con tutti i cambiamenti. Quindi ricapitolando come funziona Lega, arriverete, farete 5 partite, vi posizioneranno in una delle divisioni abilità, questo sarà il vostro indicatore di skill based matchmaking. Successivamente tutto ciò che dovrete fare sarà quello di aumentare il vostro grado da 1 a 30. Il vostro grado potrà aumentare da 1 a 30 indifferentemente dalla divisione abilità in cui siete, quindi sono due rank praticamente diversi. Uno indica la vostra forza approssimativamente, cioè la divisione Lega, mentre l'altra è solo un livello che hanno messo lì per la gente che gioca di più praticamente. Niente ragazzi, il video finisce qua, io vi ricordo di lasciare un bel like, un commento e di iscrivetevi, perché più avanti porterò appunto le classi di Lega e altri video se vi possono interessare, poi se non vi interessano balza, non li porto più. E niente ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video. Bella Lega.